La quinta tappa della tazzina della legalità si è tenuta nel giorno del primo anniversario all'attentato alla torrefazione della Guglielmo Caffè, uno degli stabilimenti più importanti della Calabria. All'evento, tra gli altri, anche il sottosegretario agli interni Vandaferro ed il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Economia, sviluppo ed imprenditoria al centro del confronto, viste come armi per contrastare la criminalità. Bisogna tenere alta la guardia, bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica. E le parole non bastano, non è che non bastano solo per il caso della Caffè Guglielmo, non bastano in generale perché mi rendo conto che chi denuncia in Italia non viene tutelato come dovrebbe. Noi cerchiamo di tenere alta la guardia, abbiamo creato e fondato insieme all'amico Sergio Caglianese, che diciamo è lui l'idea, la mente di tutto il progetto, un'associazione che ha lo scopo proprio di dare voce anche a chi non ce l'ha e che è più debole. E no, bisogna certo trasformare in fatti, no? Passare dall'intenzione all'organizzazione. Quindi ogni tassello che viene messo in questo quadro per completare il puzzle affinché si possa liberare questa terra da questa endemica presenza è senz'altro positivo. Quindi la presenza e la partecipazione dell'imprenditoria soprattutto credo che sia più che necessaria, fondamentale.